Salve, sono Sergio Malavasi di maremagno.com della Vigna Malavasi e oggi ho di nuovo il piacere di avere Francesco Treppini qua che ci parla di una rarità, più precisamente una rarità legata ad un grandissimo cartografo come il Magino. Francesco. Buongiorno a tutti, grazie Sergio. Oggi vi voglio parlare di Giovanni Antonio Magini, che è stato uno dei più importanti cartografi italiani. Importante perché? Perché lui alla fine del Cinquecento inizia a cartografare nuovamente la nostra penisola. Infatti poi postumo sarà pubblicato dal Figlio Fabio nel 1620 un atlante titolato d'Italia. Bellissimo. Bellissimo. Sono per i tempi era. Ma è un qualcosa di fantastico, perché difatti l'opera poi maginiana sarà copiata da Blau, da Onzio, per cui per tutto il 600 sarà un'opera di assoluto riferimento per quello che riguarda l'Italia. Oggi però vi voglio presentare dell'opera del Magini una carta della Liguria, in particolare la Liguria di Levante, che è molto rara. Molto rara perché questa carta non era inserita nell'Atlante del figlio Fabio, ma era una di quelle carte che ci fa capire qual era il modus agendi del Magini. Infatti si nota da subito l'incompletezza della carta e il tratto preso in considerazione va dal Golfo di La Spezia, per cui sino ad arrivare poi a Sestri Ponente, per cui abbiamo Genova, abbiamo Portofino, Olimporcus Delfinus, abbiamo poi la bellissima Sestri Levante. Ma proprio la particolarità qual è? È quella che è una carta non finita, perché lui mandava questi prototipi delle carte a delle persone di riferimento che verificavano man mano il suo lavoro. Cosa succede poi? Che la carta verrà poi completamente rifatta. Infatti se andiamo a vedere, a sfogliare uno degli atlanti stampato dal figlio Fabio, ne troveremo una carta che è completamente diversa da questa qua. Infatti questa si può notare, magari adesso non so se a video si vede bene, l'assenza della piega centrale. È vero. Che è una cosa che ti fa immediatamente capire che è proveniente da un Atlante. Per cui questa è stata stampata come foglio sciolto ed è databile intorno alla fine del Cinquecento. Diciamo una bella prova di stampa. Una gran bella prova anche, di stampa. A che prezzo va? Noi la proporremo in vendita a 5.000 euro. E vista la rarità ci sta tutto. Francesco, grazie. Grazie a voi.